Sull'allarme criminalità si sta intensificando l'attività investigativa. Sull'emergenza minorile il prefetto ha incontrato il capo della polizia pisana. Il comitato per l'ordine e la sicurezza andrà a Santa Anastasia per far sentire che lo Stato c'è. Verranno riannodati i fili dell'osservatorio sulla devianza minorile. Si batterà molto non solo su prevenzione e repressione, ma sul recupero delle norme sacca di evasione scolastica per i ragazzi della scuola dell'obbligo. L'area metropolitana di Napoli è la prima in Europa per dispersione scolastica. L'allarme criminalità è proprio a due passi da qui, 7 colpi, 2 pistole, tra la gente alle 8:30. Una stesa, sparatoria all'impazzata, che rispondiamo? La prima risposta è stata quella ai quartieri spagnoli, che è frutto di un lavoro intenso, anche quello di ieri. L'attività investigativa è partita subito, sono andato anch'io sul posto e, come in altre circostanze, c'è la massima attenzione. Allarme criminalità minorile a Santa Anastasia, un minore, 17 anni, una pistola e un mitra, ha sparato una bambina ancora al Santo Bono, tra la vita e la morte. Ho parlato con il sindaco, sicuramente saremo sul posto a Santa Anastasia per dare innanzitutto il contributo del comitato. Integreremo il lavoro che è stato fatto con la procura dei minori, perché è il momento di dare delle risposte che sicuramente sono prevalentemente delle forze dell'ordine, ma il problema è più ampio. Ricostituirete l'osservatorio? Nei prossimi 15 giorni ci sarà un'attività con la Procura, con l'Ufficio regionale scolastico. Ho fatto un primo monitoraggio della dispersione scolastica e il tema ovviamente ci preoccupa, e ne ho parlato anche col capo della Polizia e è allertato anche il gabinetto del Ministro. Vorremmo partire con dei progetti che non sono solo di sicurezza pubblica ma anche più ampi.